Ciao a tutti, non penso che vi debba presentare, sono Antonella Clerici. Stamani siamo qui nella sede del Carnival d'Arsina, perché quest'anno mi hanno detto, ma di sicuro lo sapete tutti, che il Carnival d'Arsina non si fa perché non ci sono le condizioni. Allora che abbiamo detto? Hanno detto quelli del Carnival d'Arsina, hanno detto facciamo, diamo una ricetta ai nostri ragazzi che vengono tutti gli anni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato la ricetta giusta, la ricetta del Carnival d'Arsina. Qual è la ricetta del Carnival d'Arsina? Il riso con le seppie. E chi ce lo fa? Il nostro grande amico e cuoco storico del Carnival d'Arsina, Biagi Vincenzo. Facciamo un applauso a Biagi Vincenzo, che poi lo conosciamo tutti, e vediamo un po' cosa ci prepara Vincenzo. Allora, sto preparando un brodo vegetale che serve poi per finire la cottura del riso con le seppie e la bieta, storico del Carnival d'Arsina, e poi servirà anche per il piatto seguente, cioè che è fatto con calamari, carciofi, pomodoro fresco e basilico. Ok, dicevo, però il brodo ci vuole mezz'ora a farlo. Ma lo preparo già sotto lì, preparato prima, no? Ho capito. E il brodo cos'è? Un brodo di pesce o un brodo cioè, di carne? Praticamente questo qui è un brodo vegetale, è fatto con l'aglio, il prezzemolo, il timo, il pomodoro, il sedano, la carota, la cipolla, cioè praticamente un... Avete preso nota naturalmente, timo, carota, cipolla, avete preso nota di tutto. E fatto il brodo che facciamo? Fatto il brodo mettiamo a fuoco già sete. Già fatto il brodo è già tutto qui, sì, vero, come si dice, se era buono si chiama brodo, bravo, non c'è anche il migliore, se era buono o lo chiamavo brodo, però parliamo un po' meno con voi, se è stato vabbè, un pochino sono bravo, vabbè, cucchiaio, no, adesso ci mettiamo l'olio. L'olio extravergine è buono, mi raccomando, metteteci l'olio che è buono, olio. Abbondate, come vedete. No, poco, per il risotto ci vuole sempre poco olio. Poco olio. Ci mettiamo l'aglio. L'aglio che abbiamo già preparato. Preparato prima. Poi ci mettiamo un po' di peperoncino. Naturalmente mi raccomando, poco, buono. Certo, però non si sa quanto pizzica, perché ce ne mettiamo poco, quindi se mai la aggiungiamo in un secondo tempo, allora, è arrotolato, adesso tiriamo dentro le seppie. Le seppie che sono state tagliate a pezzettini. Tagliate a dadolini. Mettiamo un pizzico di sale, poco, perché le seppie sono vive. Sì, lo viste? Quando sono entrato prima erano fuori. Allora facciamo. Bisogna aspettare che scoppino. Si deve nel giusto tecnico. Cioè praticamente devono le senti, qual è? Fanno pop pop, scoppiano proprio, no? E allora dopo si bagnano con il vino bianco. Sì, è vero, si sente qui, ora voi magari non lo sentite, ma si sente sì. Si sente, sembrino i fuochi di Santa Ermenga. Dopo, ecco. Cioè, non è che fanno tanto tanto, È buono, proprio che è buono. Senti che coffi, sempre senti. Senti, c'è, ci schioppi, sì, no? Sì. Allora ci sentiamo un vino. Ubriacale, bravo. Ecco qua. Ora qui il vino è evaporato, ci mettiamo dentro la famosa bietola. Bietola. La bietola, eccola qua. Non quella a coste grosse, eh? No, le coste se sono grosse si tolgono. Non quella con le coste larghe. La bietola, quella. Sì. Quella. Assistente per piacere. Sì. Vai. Oh, a questo punto ci mettiamo dentro un po' di concentrato di pomodoro. Mi raccomando, italiano, pomodoro italiano. Mettiamo un po' di concentrato. Là. Concentrato. Doppio, triplo, quattro. Doppio. Basta doppio. Basta.
Adesso mettiamo un po' di brodo vegetale. Il nostro brodo vegetale, diciamo un po' una cosa, ma quanto riso si cuoce in una serata, per dire un sabato sera? Anche 350 kg di riso, di riso. Si dice che per esempio in una pentola di sugo per fare risotto ci va dentro circa 40 kg di sugo. Allora, la ricetta è brodo vegetale, si prepara il brodo vegetale, poi si tagliano le setole, si mette a soffriggere l'aglio, sì. Quando l'aglio è imbiondito si buttano le sedie, sì. Tagliate a dadolini, sì. Ma non faccio il bischero perché voglio che la ricetta venga fatta bene. Tagliate a dadolini, si fanno cuocere le sedie. Come si fanno cuocere le sedie? Cosa devono fare le sedie? Devono fare come popcorn. Devono scoppiettare. Quando scoppiettano le sedie nella pentola vuol dire che ci si può tirare da lì. Il vino prima. Scusa Clerici, ma non si è studiata nulla. Si butta il vino. Si butta il vino bianco. Quando il vino bianco è sfumato ci si butta la pietola. Sì. Non quella a coste larghe, la pietra quella a fondo. Si butta, si fa cuocere secche, quando le porte secche sono belle cotte, belle morbide, si butta il riso. Ci sono cuocere. Cioè, perfetto, si butta il riso e si lascia la cottura del riso bagnando col brodo vegetale. Eccolo lì, il risotto è questo. C'è un ingrediente segreto che non si dice, che se non sarebbe più segreto. È segreto. Allora, per poter sapere qual è il gusto del riso, del risotto fatto a Cannevaldazzi, la prossima edizione venite a Cannevaldazzi, mangiate un risotto che conosco fino a Lombrici. Allora, il risotto è pronto, naturalmente quest'anno il carnevale non c'è. E passiamo la parola al nostro presidente, grande presidente. Allora, il carnevale quest'anno c'è o non c'è? Qualcuno l'ha provato a fare qualche anno fa il carnevale che non c'è, quest'anno non c'è. Non c'è, però ci sarà virtualmente, come abbiamo già detto. Le ricette le avete viste, aspettiamo soltanto che cuciniate a casa da soli, mandiamo tutte le immagini di questa bellissima festa che farete a casa, che stanno guardando in casa, in maniera sicura e in famiglia, ovviamente. E poi vi aspetto tutti il prossimo anno, il 2020, l'appuntamento è il 2022. Salvo sorpresa! Ok, perciò la ricetta ce l'avete, come la fate di lì, guardate il video indietro, ci avete la ricetta e... Ha detto proprio che lo vuol sentire. Sì, aspetta però. Guardate la ricetta, ve la fate a casa, così almeno ci avete sempre la tradizione del carnevale, ve lo portate tra le vostre. La seconda ricetta che è? La seconda ricetta sarebbe dei bavetti con calamari, carciofi e pomodoro fresco e patate. Ok. Le bavette sono la pasta, quella schiacciata, no? Quella che vi casca il nonno, e si comincia con l'aglio. L'aglio. In un po' d'olio abbondante. Sì, olio abbondante, perché a questo punto questa è la base per il condimento della pasta, no? Sì. Mentre il riso, se c'è tanto grasso, poi si divide il grasso da riso, invece qui serve anche per
aiuta la mantecatura della pasta, un po' d'olio. Invece c'è chi ce lo mette a crudo, l'olio a crudo non mi piace. No, hai ragione. E poi questa è la tua ricetta e noi vogliamo che sia fatta come voglio io, sia fatta la volontà del nostro. Perfetto. Adesso l'aglio è inghiondito, ci sono dentro calamari. Mi raccomando, attenzione all'aglio, non fate bruciare. Eh no. Che poi la moglie mi dice sa di bruciare. Allora, anche qui c'è la solita regola dello schioppamento, cioè praticamente devono scoppiare, no? Sì. Buttiamo. Aspetta, vorrei far vedere come sono tagliati i carciofi. Vanno tagliati in modo sparso, no, confuso. Poco sono male. Cioè, così, però vedete come sono tagliati. Tagliati a losanga. A losanga. Mettiamo dentro. Tipica parola maiorese, losanga. Poi, naturalmente, anche qui mettiamo il vino. Il vino. Naturalmente. Quello sempre buono. Il vino della Maremma. Della Maremma. L'olio buono. L'olio buono. Lo mettiamo lì. E poi dopo mettiamo anche qua del brodo vegetale. Che come abbiamo detto perché prima. Perché poi dopo, questo tipo di salsa qui, è una salsa che è molto lunga. E ora buttiamo le bavette del nonno. Facciamo cuocere le bavette, ma non le facciamo cuocere tante adesso. No, no, perché questa sarebbe la famosa pasta di Giorgio Volgare, risottata. Cioè, praticamente che significa? Significa che la pasta quando ha preso un po' di piega, perché sennò dietro la padella si stronca tutta, e quando si prende si finisce di cuocere dentro la salsa, che è liquida, con l'acqua di cottura. E si continua a cuocere con l'acqua di cottura, col brodo vegetale che ci abbiamo sempre dalla nostra parte. E si continua a cuocere piano piano come se fosse un risotto. E come l'abbiamo fatta la base? Ve l'abbiamo già detto come abbiamo fatto la base, no? Lo siete ricordati? No, allora ve lo diciamo. Allora, in abbondante olio si mette un po' d'aglio. Sì, un po' di peperoncino. Un po' di peperoncino. E ci si buttano le sezze. E i calamari, scusa. Si buttano calamari. Anche quelli si fanno scoppiare. Esatto, lo sapete già prima come popcorn quando è. Li fate scoppiare per bene. Quando sono scoppiati bagniamo col vino sempre quello vermentino della Maremma. Se lo trovate il vermentino della Maremma va bene anche un altro vino bianco, ci mettete il vino bianco. Quando è sfumato il vino bianco ci buttate i carciofi tagliati a losanga, famosa cantina, tagliati a losanga, ci si mette lì, si fanno cuocere un po'. Ecco, vedete com'è la pasta? È appena piegata, vedi? Non è cotta la pasta, vedi? È appena proprio piegata nell'acqua calda, che così mantiene tutto il glutine, che praticamente sarebbe quello che poi fa legare bene la pasta, no? Adesso ci aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato, il basilico l'abbiamo già messo. La pasta è quasi cotta, manca poco. Ci mettiamo il dado e il pomodoro e la finiamo con il peperoncino. Ha fatto benissimo, poi sono spaghetti che va linguine che vanno a mangiare da dentro. Certo. Perciò ha fatto prestissimo a fare questo piatto. Non c'è niente. Ed ecco qui a favore di telecamera. Perché darsi. Ecco com'è il piatto. Sei anche mio. Ok, Vincenzo. Abbiamo finito, le ricette le abbiamo date, ora ci penserete voi a casa vostra a fare il Carneval d'Arzena a casa vostra. Noi ci vediamo nel 2022. Bravo, dillo te perché sei. Naturalmente noi alle cucine della Darzena vi aspettiamo numerosi. Perché il Carneval d'Arzena è sempre la festa delle feste. È numero uno. Perciò ci vediamo, vi salutiamo, buon appetito a tutti, arrivederci. Ciao dalla vostra Antonellina. Alias Bruno.